Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi siamo alla 1:18, magari ci inquadriamo di faccia, ecco così, sembra che sto facendo la cacca. Ok, siamo alla 1:18, ho aggiornato il salvataggio e in teoria non ci dovrebbero essere problemi di sorta, salvo alcuni cambiamenti e questi cambiamenti non so cosa comportino. Il primo cambiamento è stiamo morendo di fame. Come al solito il nostro personaggio muore di fame. Questo cos'è? Pietre di andesite. Quando ho preso 64 di pietre di andesite? Vabbè, non lo so. Però la prima cosa da fare è prendere uno di questi. Ce lo fai prendere? No? Sì? Ok. Questo e mangiamo. Piove a dirotto naturalmente. Vediamo un po'. Ed è pure buio. Sì. Piove, buio, tempesta, tutto c'è. Perfetto. Allora, prima cosa da fare, ho visto che abbiamo della carne rossa cruda. Questa la possiamo combinare con qualcosa. Vediamo. Ci abbiamo niente? Ci abbiamo niente. C'è un sacco di chest, ma... Fermo un attimo. Track. Abbiamo un sacco di piatti. Ah, dobbiamo fare il martello. Caspita. Dobbiamo fare il martello. Allora, facciamo così, una cosa alla volta. Prendiamo un po' di questa. La mettiamo qua. Accendiamo. Acceso? Sì. Prendiamo un altro di questo. E lo mettiamo qua, prendiamo la carne rossa e la mettiamo qua. Vai, cucina. Così la cuciniamo. Questo cos'è? Legna da ardere. Non ho cambiato la texture. Ok. Allora, vediamo un attimo. Questo cos'è? Questo è il martello. E quanto ce ne manca qua? Boh. Questo è il problema. Questo lo dobbiamo rifare da capo. Posso spaccare così? Sì, perfetto. Ok. Martello. Di solito sono 100, giusto? Cioè, ma che bello, ho fatto il coso, il girarosto qua. Ok, allora, questo invece sono un sacco. Vediamo un attimo, Stampo. Perché non scrive? Inventario del diario. Perché non scrive? Stampo. Fusione. Devo crearci le pinze. Le tongs, pinze, come si fanno? Ah, e questo? Spago di lino. Quindi bastoni e spago di lino. Lo spago di lino come si faceva? Così. Fibre di lino, 4 fibre di lino. Le fibre di lino, ci serve il lino. E se non c'è il lino? Caspita. Mantieni questo nell'altra mano per maneggiare metallo incandescenti e simili. Ma quindi adesso io non posso prendere il crogiolo? Mi serve il lino. Vabbè, intanto andiamo a dormire. Chiudiamoci la porta. E ci andiamo a dormire. Nel frattempo la same scende come forsennata. Ok, perfetto. Questo sarà cotto. E ci facciamo un po' di proteine. Allora, lo spago di lino. Ci serve il lino. Buongiorno. C'è qualcosa di particolare, no, vero? Qua sta ancora piovendo a dirotto. Qui cos'è? Noi cosa coltiviamo? Farro, soia, zucche, segale. Ma noi il lino ancora non lo coltiviamo. La cosa è... Dobbiamo cercare il lino, signori.
Cioè, alla ricerca del lino. Tipo M. Dove non siamo andati? Siamo andati dappertutto noi. Potremmo andare dritto per dritto di qua. C'è un sacco di roba nell'inventario però, eh. Allora, prima di partire all'avventura, io direi di svuotarci l'inventario. Che ho paura di perdere le cose. Tipo questo. Questo. Questa è argilla blu. Chicchi di riso. Che ce li portiamo. Potevamo farlo con questo. La carne. Vabbè, dai. Ok. Questa la cambiamo. Questa la cambiamo. E questa la cambiamo. Quanto... il problema è che ho paura che non possiamo... ce n'ho 31, però ho paura che il crogiolo non possiamo prenderlo perché è incandescente. Quindi partiremo... chiudiamo solo questa. All'avventura alla ricerca del lino, spago di lino. Vediamo un attimo cosa troviamo. Coniglio. Va bene. Se ce la prendiamo. Oh, oh no, cos'è? Un lupo, un orso, cos'è? Via, giriamo, giriamo l'ostacolo. Ma quella è morta? Ci sono lupi. Quella mi sa che era morta. Poverina. Mi sarebbe piaciuto prendere la carne, però... No, no! Beh, nel frattempo che ci siamo. Shift raccogli. Ottimo. Ah, adesso se rompiamo le ossa ci dà le ossa finalmente. Ah, cosa giusta. Ci serve il lino. Qua c'è un bucolico. Ma mi sa che stiamo sbagliando strada. Sì, stiamo sbagliando assolutamente, totalmente strada. Cioè, questo, questo cos'è? No, c'è il foglio. Mi sembrava lì, non a me. Mughetto. No, non è neanche questo. Dobbiamo andare noi di là. E ci facciamo, questo è coso? No, questo. No, non mi segna più. Quali sono le macro? Vabbè, poi lo cerchiamo. Ricordiamoci che è qua. Quante galline. C'avevo le macro io che non me la, non, però non so perché non l'ha segnato. Vabbè. Qua c'è bel tempo. Oh, finalmente un po' di più rilassamento. Senza quella pioggia. Qua ho scavato io sicuramente, perché vedo qua tutto devastato, quindi... Sì, sì, qua mi sa che... Oh no, 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 Carrie. Cosa abbiamo preso? Chicchi di lino. Eh no, a noi serve lo spago di lino. Ma non è che sto sbagliando, è... Come si fa lo spago di lino? Scusate, cioè... H. Ho scattato una foto così. Fibre di lino. Qua, qua. Lino maturo. No, infatti ci vuole il lino. Dobbiamo coltivare per forza il lino. Questa è una sfida abbastanza. Fren. Questo cos'è? Erba media. Terra fertilizzazione. Questo è una pianta, questa qua. Cerfoglio. Mi frega sempre sto cerfoglio. Lì c'è un altro coniglio che cerca di scappare. A sto punto uniamo all'utile al divettevole e lo ammazziamo. Ce lo prendiamo.
No, ce l'ha fatta a scappare. Dunque, dunque. Lino. Almeno i semi. E poi me lo coltivo io. Oh, guarda qua. Questi ci servono. Allora, facciamo una cosa. Questi li mettiamo qua, questi li mettiamo qua. La torcia non ci serve. Dunque, lino, lino, lino. Tronco di quercia. C'è un sacco di conigli. C'è un altro po' di rame. Però no? Nessun comando esistente. Non mi segna più. Esatto, la macro non funziona più. Dice nessun comando. Devo sistemare la macro. Ok, la 1.18 ha cambiato qualcosa. Poi la sistemiamo le macro. Allora, vediamo un attimo. Qui siamo nella forestona. Ma ancora segni di... Ci riprendiamo però, eh. Segni di... Lino... Non ne vedo. Dove siamo? Stiamo per raggiungere il bordo inesplorato. Ok. Scusate se muovo la camera velocemente, fatemelo sapere nei commenti se vi dà fastidio, cercherò di muoverla molto di meno. Se vi dà fastidio. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. No, di qua non si sale, di qua. Più andiamo lontano e più strada dobbiamo fare per ritornare. Questo cos'è? Quarzo. Oh, questo ce lo prendiamo. Questo ce lo prendiamo. Qui si potrebbe fare un bel quarry. Cosa c'è? Niente. Oh, ma la so sfigato io oppure non c'è niente? Non c'è propriamente niente. Propriamente niente. Soprattutto propriamente. Allora, signori, ho fatto un sacco di strada e non ho, ho trovato una bellissima zona, è bellissimo questa parte qua, questa qua è bellissima, mi piace, non ho trovato però il lino, vedo laggiù qualcosa, speriamo che sia lino e non segale, ho trovato tanta segale ma lino zero, vediamo un attimo, farro, è farro questo, niente, ce lo raccogliamo tanto per raccogliercelo, ma la vedo dura, la vedo dura. Intanto ci fulliamo la vita, vediamo cosa possiamo buttare. Allora, vediamo un attimo, vediamo un attimo. Terra, via. Buttiamo la terra. E... coltello. Cos'altro potremmo buttare via? Per accoglierci questi due. Niente, non ci abbiamo più nient'altro da buttare via, se non... l'erba secca. Proprio tantissima strada, ma non ho trovato, trovo di tutto, ma tranne il lino. Proprio non c'è. Continua, invece qua ho trovato un altro rovina. Magari qua nell'urna c'è, vediamo, speriamo, siamo fortunati. Troviamo i semi. Non c'è neanche l'urna qua. Toccherà scavare e cercarla da qualche parte. Già.
Proviamo. No. Eccola qua. Cosa c'è? Cibo. C'è del cibo. Mi sa che ha trovato farro. Oh, attenzione. Questo? Segale. Segale in crescita. Continuo la mia ricerca. Vediamo un po'. Andando sempre più lontano. Aspetta. Lino! L'abbiamo trovato. Era qua. Perfetto. Allora. Lino maturo. Sì. Lino maturo. Lino in crescita. Sì, semi. Allora. Mangiamoci questo. Tutto. Perfetto. Ora ci prendiamo anche... cosa buttiamo? Io farei così. Butterei via questo. Questo lo metterei qua. Ottimo. L'abbiamo trovato. Abbiamo dei semi di lino. Ora ne abbiamo due. Io tornerei a casa ed... vediamo se c'è ancora qualcos'altro. Là sopra vedo qualcosa. Vediamo se riusciamo a prenderne qualcuno in più. Cos'è questo? Equiseto. Questo qua serve per fare le bende. Però già sento ululati. E siamo veramente distanti. Non ho paura che faccia buio. Sono già le... mezzogiorno. Torniamo. Ok. Metto... a tornare in off camera. Naturalmente non vi faccio rivedere tutta la sequenza di nuovo. Questo cos'è? Pezzi di stagno. Cacchio. Devo sistemare ste macro. La stagna era buona. Vabbè. Dov'è qua? Ah. Posso metterlo? No. Qua. Facciamo così. Stagno. Che simbolo mettiamo? Non c'è il simbolo questo. Ok. Bene. Ritorniamo a casa. Ok. Dopo questa lunghissima sfacchinata camminando, siamo arrivati nei pressi di casa, quindi potremo coltivare finalmente questo benedetto lino. Sì, abbiamo schivato un bel po' di lupi, eccetera, eccetera, si vede casa. E eccolo qua, il lino, quindi ci andiamo subito a coltivarlo. Ci sono un sacco di maiali. Ottimo. Sta piovendo di nuovo, buono, così si irriga il tutto. Qui è nato dell'equiseto, ok. Allora, lino 2. Poi abbiamo della segale, che io direi di piantare già. Più piantiamo meglio è. E poi abbiamo del farro. Vai, pianta tutto. Senza indugi, perfetto. Allora. Di cibo ne abbiamo trovato, queste ce l'abbiamo, le fibre di lino, però non sono abbastanza. Ho trovato tanta segale. Qui i conigli non se ne vedono, che vengono da noi, quindi la trappola non so se non funziona più oppure non gli piace più. Una volta era pieno zeppo, forse perché non si popola abbastanza. Lì, qui ci dovrebbe essere un'altra coltivazione, che è nostra zucca, che però grado di crescita 4 di 8. Zucca rampicante appassita. Questa è appassita. Sa perché? Se zucca di matura. Questa è matura. Scusa, ma se è matura, se io faccio così, fa niente. Non l'ho capita. Non ho capito cosa serve la zucca rampicante bla bla bla. Vabbè.
Lì ci sono dei lupi. Allora, facciamo così. Lì non l'abbiamo coltivato. Perfetto, andiamo subito in casa. E mo' ci abbiamo un problema. Perché? Allora, questo qui lo possiamo mettere qua. Farei così. Prenderei la pentola, la metterei qui. Prendo la carne, 1, 2. E gli do... No. 1 e 2. Dovrebbe funzionare. Dovrebbe. Vediamo. Questo. No, non funziona. 1 e 2. Gli diamo i funghi allora, vediamo se con i funghi funziona. 1 e 2. Sì, funziona. Crea una porzione di stufato carne rossa con fungo prataiolo bollita. Perfetto. Ho bisogno di altre ceste, io non ce la faccio più. Però onestamente, questa terra battuta, io potrei rimuoverla. Al posto della terra battuta ci potrei andare a mettere... C'è troppa terra io. C'ho troppa terra. Dobbiamo organizzare un po' l'inventario. E quindi metterei questa. Qui cosa abbiamo? Terra. 32 blocchi, via. 1, 2. Qui cosa abbiamo? Lastra di pietrisco che può andare benissimo qua. Perfetto. E ci sono le pietre. Oh, ma il lino ce l'avevamo! Attenzione, ci avevamo lo spago di lino. Lino spago. E direi di portare via anche questi. E metterci questo. Perfetto. Allora, fammi vedere. Qui c'è uno spazio. Qui c'è uno spazio. Allora. Questa è vena di cassiterite. Allora, facciamo così. Pezzo di quarzo. Questo è da setacciare. Prendiamo queste pietre. E le mettiamo qua. Argilla rifrattiana le mettiamo qua. Queste pietre le buttiamo. Intanto ho sentito i lupi. Andiamo alla nostra discarica che è praticamente qua dietro. No, scusa, eh. Via. Ah, scusa, anche questi. Via. Servono. Via. Shh, non ditelo a nessuno. Ottimo. Quindi ta. Allora, 13 di lino, quindi dobbiamo fare noi le pinze si fanno con uno spago si fa con questo, quindi praticamente se noi facciamo così abbiamo uno spago, questi qua li possiamo mettere qua per adesso. Cioè, no, dobbiamo sistemare ancora. Io consiglierei di mettere questo qua e questo qua. Ok. Quindi, questo è finito? Sì, perfetto. Ottimo. Quindi, se noi facciamo così, abbiamo le pinze. Perfetto. Quindi possiamo prendere il crogiolo in teoria, no? Quindi prendo il crogiolo, lo metto qua. Ce l'abbiamo il carbone? Lo stavamo facendo. Ancora no. Ancora sta fumando. Ancora lo vedo fumare. Questo
Questa la prendiamo e la mettiamo qua. E siccome ci sono i lupi, ci chiudiamo. Rastrelliera verticale. Abbiamo bisogno di questo. Dobbiamo fare una sega. Peccato. Dobbiamo. Crogiolo. Ce l'abbiamo un po' di carbone. Sì, ce l'abbiamo il carbone. Due di carbone. Facciamo, bustiamo con quello e poi mettiamo il carbone. Sì, si può fare. Allora, ci serve questo. Questo lo togliamo, questo lo togliamo e poi lo mettiamo qua. Ok, allora, incominciamo. 100 ne dobbiamo fare, no? Quattro, 100. Uno lo mettiamo qua e uno lo mettiamo qua. Allora, prendiamo questo. Allora, intanto il carbone, da dove l'abbiamo preso, da qua lo riposiamo e ci mettiamo anche questo. Prendiamo questo. Gli diamo prima un boost con questo. Lo accendiamo con le torce. Lui prende fuoco, sale di grado. Ci vendiamo un legno così lo facciamo salire ancora più di grado. Perfetto, e poi prendiamo col carbone, che perché me lo sono tolto non lo so. Basterà uno. Questo cos'è? Pietra di galena. Questo blocco qua dovrei togliere e ci devo mettere una cesta. Cestino, cesto di canne. Ci vogliono tife. Tife, tife, tife che non ne abbiamo, giusto? S ne abbiamo 16. Se io facessi così, no. Dovrei prenderne altre 1, 2, 3, 4, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Che si è spento, vai. Si deve arrivare a 1084. Però aspetta. Ce lo portiamo dentro. Ci proviamo senza prendere il crocifisso. Secondo me non lo possiamo prendere. Dai, dai, ce la fa con uno, sì, dai. Ce la deve fare. Sta salendo di grado, vai, 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 vai. Ok, sta fondendo, perfetto. Ottimo, ottimo, dai, dai. Un lingotto di rame, così facciamo proprio un lingotto di rame. Dovremmo riuscire a fare il martello. Facendo il martello possiamo spaccare praticamente queste. Faccio così. Ah, ho capito. Però poi me lo prendo. Ok, versa. Unità, crogiolo lo mettiamo qua e questo è caldo, quindi l'ha preso, si è bruciato però poi l'ha preso. Ok, quindi abbiamo bisogno di tenere questi qua in mano e ci bruciamo perché passiamo lì. Mangiamo. Ottimo, e dormiamo. Ora, per fare l'incudine, se non sbaglio, ce ne vogliono 800 o 900. Non mi ricordo bene. Questo si è raffreddato?
Sì, signori, si è raffreddato, quindi ci mettiamo un bastone sotto e abbiamo il nostro martellozzo, finalmente. Il martello che ci serve per fare questa roba qua. No, così. Ok, ce l'abbiamo. Così. Un altro mondo. Allora, direi di... questo qui per adesso possiamo tenere anche qua. Incudine. Incudine di rame. Ingredienti. Questo, stampaggio metallo, vediamo quanto ce ne serve per fare l'incudine, perché non mi ricordo. Oh, puoi mettere la carbonara nel crogiolo, 128 slot del massimo, eccetera, eccetera. Fusione militare, fucina, camino, cottura a fosse, pinze, modellazione, carbonizzazione, pinze. Non so quanto ce ne vuole per fare... No. Che spavento! Vaffanculo! Che cazzo è successo? Ma è caduto qua! Sono saltato in aria. Qui ancora sta fumando. Quindi ancora non è pronto. È proprio caduto qua, si è visto visti i particellari. Qua come siamo? Animali, cose da uccidere, no? Io pensavo che la zucca mi desse roba, invece no. Non mi ricordo quanto ci vuole per l'incudine. Quindi andiamo a prendere intanto le tife. Chi è che mi sta incornando? Ah, c'è un rifter, un drifter. Uno splifter. Che lancia le pietre. Toh! Maledetto. Essere immondo. Scappi, eh? Oh. Ok. Vediamo cosa ci dà. Niente. Ci ha dato niente. Perfetto. Andiamo a prendere un po' di tife, va? Così facciamo l'altro cestino. Del rame, eccole là. Tanti ce ne servono 8. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e 8. Però non è brutta, dai. Ma che cacchio di tempo c'è? La casetta intendevo, non è brutta, dai. Allora, ci chiudiamo, non si sa mai. Non era qua, ma era qua. Vabbè, però. Questo più questo. Cesto di canne, perfetto. Togliamo questo. Ottimo. Qua non mi sta piacendo sta cosa, però, eh. Bene, signori, direi di stoppare qua. Fatemi sapere se vi ricordate quanto ce ne vuole, perché non mi ricordo assolutamente. Magari me lo vado a cercare sulla wiki. E... Beh, direi di finire qua il gameplay. Si è glitchato tutto. E... Beh, direi alla prossima. E grazie di essere stati qui con me. Spero che vi siate divertiti. E la prossima volta faremo anche la sega, l'anvil, quindi l'incudine. E così potremo incominciare a fare sega che ci serve per fare la legna. E come sempre, lasciate un like, un commento e se vi va iscrivetevi. E come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.